ma ancora nella nave di là buttavo sempre l'occhio di qua per vedere i campioni e ce n'erano quantità industriali. E mi ricordo il profumo dell'erba, mi ricordo tante cose. Spesso vedevamo i giocatori arrivare facendo questa passeggiata, quindi per me oggi allenarmi qua è motivo anche di orgoglio. Un onore, penso che sia un onore anche per chi non nasce e cresce a Torino, quindi per me ha maggior ragione. E quindi onestamente anche andare ogni tanto ad allenarmi di là per me insomma, è un sogno. Poi dopo la sera riguardo Sky e li vedo lì in televisione, quindi onestamente è il massimo, non puoi chiedere di più. Quando poi ti ci ritrovi, probabilmente poi troppo facilmente ti ci abitui e quindi e non va bene perché ognuno di noi deve ricordarsi da dove viene e ogni giorno devi meritarti di stare qua perché la Juve non è una squadra qualsiasi. Per rimanere alla Juve tu ogni giorno devi dimostrare di essere da Juve e non è facile. La Juve è un qualcosa di più, sei coccolato, sei. Insomma, hai molte cose in più che in società normali non hai. E io probabilmente nei primi 2 o 3 anni ho sofferto anche quello, arrivando appunto dal settore giovanile della Juve dove eri super coccolato, sono entrato in una realtà che all'inizio ho fatto fatica ad accettare, perché per me non era normale. E in realtà la normalità è quella e qua sei in paradiso. La valuto in maniera molto positiva perché sono cresciuto molto sia a livello calcistico sia a livello umano. Dopo 3 anni cominciavo a sentire la mancanza di casa, ma non fisica, più che altro del calcio italiano, ecco. E quindi ho fatto 3 anni lì dove mi sento di essere cresciuto soprattutto umanamente e quindi ho detto voglio tornare a casa e vedere a che punto sono arrivato. E sono uscite tutte le difficoltà appunto che si pensavano e anche quelle che non pensavamo potessero uscire. Siamo stati bravi a rimanere uniti, facendoci aiutare ovviamente dal mister, dallo staff e secondo me anche ad uscirne abbastanza bene. Il momento chiave è stato dopo le 5 sconfitte consecutive, dove ci siamo riuniti qua il lunedì, ci siamo guardati negli occhi e probabilmente abbiamo capito che così non si poteva andare avanti e quello è stato diciamo, il punto di svolta. Si pensa probabilmente più a far crescere il giovane rispetto al risultato, che poi è quello che insomma, la società vuole, perché ovviamente vincere tutte le partite sarebbe il sogno di chiunque. Però per arrivare in prima squadra e vincere tutte le partite devi perdere. Quando perdi impari, quando vinci non credo che impari molto. Ma ho già ringraziato Lanfranco per tutto il percorso dove mi ha sopportato e poi sicuramente lo staff medico, tutti quanti, ma dalla prima squadra, dal dottor Rigo fino ad arrivare ai massaggiatori qua al campo, e tutti quanti mi sono stati vicino per qualsiasi problematica ed è una cosa che insomma io ne ho, non so come dire, mi è piaciuta e probabilmente al di fuori della Juve non è vissuto allo stesso modo. Con Carlo siamo cresciuti insieme perché ci conosciamo da quando abbiamo 13 anni, quindi siamo veramente cresciuti insieme. Poi noi avevamo un rapporto anche al di fuori del campo, quindi anche al di fuori spesso ci si vedeva anche con le famiglie, quindi è un'amicizia pura, senza gelosie, senza assolutamente nessun secondo fine, che comunque in certi ambienti non è semplicissimo. È indossata il difensore che più mi rappresenta, che è Alessandro Nesta. Secondo me, per il modo che ho io di giocare, mi ci vedo molto, cioè nel senso io quando ero piccolo lo osservavo molto e quindi io cercavo insomma di imitarlo. Playoff io ci ho sempre creduto, dal primo giorno, e diciamo
ci credo ancora oggi, onestamente, e fin quando la matematica non mi dice che ho torto, io ci credo e spero che il campo mi dia ragione.